Buonasera da Sabina Ferioli con Don Roberto Gulino, il liturgista della Diocesi di Firenze. Trasmettiamo in diretta dalla Basilica della Santissima Annunziata di Firenze, dove l'Arcivescovo e Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, il Cardinale Giuseppe Betori, presiderà la Santa Messa nella solennità dell'Annunciazione davanti all'altare della Madonna. Come detto, ci troviamo nella Basilica della Santissima Annunziata, il santuario mariano di Firenze, che conserva la venerata immagine dell'Arcangelo Gabriele che annuncia la nascita di Gesù alla Vergine Maria. Don Roberto, la Chiesa oggi ricorda proprio questo avvenimento. Sì, con questa solennità dell'Annunciazione del Signore, la Chiesa celebra il grande mistero di quando l'Arcangelo Gabriele ha portato l'annuncio a Maria e lo Spirito Santo ha generato dentro di lei il Verbo della vita, per cui Maria, accogliendo il saluto dell'angelo e l'annuncio appunto della nascita che Dio gli affidava, ha generato in sé, attraverso la grazia dello Spirito Santo, Gesù, che ha cominciato quindi a crescere, a formarsi nel suo ventre. È una solennità antica, già dai primi secoli abbiamo attestazione di questa celebrazione. La troviamo ufficialmente nei testi della liturgia dal VI secolo in poi, però di sicuro già dalla comunità apostolica si è celebrata l'importanza dell'incarnazione, questa festa che è proprio l'inizio della nostra salvezza. Una festa molto importante, diamo subito la linea adesso alla Basilica per l'inizio della celebrazione. Cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo nella Basilica della Santissima Annunziata, nel giorno della solennità dell'Annunciazione del Signore, quello che un tempo era anche il Capodanno fiorentino, ma anche pisano, senese, lucchese, direi del tempo in cui i nostri antenati tenevano conto che l'incarnazione del Signore era una svolta nella storia dell'umanità, che non dava inizio semplicemente a un anno, ma un'era nuova, l'era della redenzione. E allora buon anno a tutti voi, anzitutto. E buon anno significa che dobbiamo però lasciar segnare i nostri giorni dall'incarnazione di Gesù. E l'incarnazione di Gesù è la manifestazione della misericordia del Padre verso di noi, attraverso l'amore di Maria per noi, suoi figli. Tutto questo lo viviamo in una celebrazione che si colloca in un tempo assai difficile, questo tempo di pandemia, il dramma di questi nostri giorni. Per questo noi celebriamo. Per tutti coloro che soffrono in questo tempo e per tutti coloro che hanno un particolare impegno da svolgere in questo tempo. Quindi la preghiera va per coloro che ci hanno lasciato e che sono morti in questi giorni, va per i malati, va per le famiglie costrette dentro le loro case, va, ahimè, per i medici, gli infermieri, i volontari, tutti coloro che si adoperano con grande generosità a servizio dei loro fratelli. Al termine della celebrazione, per questo, rinnoveremo il nostro affidamento a Maria e collochiamo la nostra preghiera in continuità con la preghiera che abbiamo fatto, spero tutti, oggi a mezzogiorno. Il Papa ci ha convocati, tutti i cristiani, non solo i cattolici, alla preghiera del Padre nostro,
in quel Padre che noi invochiamo appunto come Padre nostro, dobbiamo riporre la nostra speranza. Come diocesi fiorentina poi non posso dimenticare che quest'oggi da alcuni anni i nostri diaconi permanenti si riunivano in questa celebrazione per rinnovare il loro impegno di servizio alla Chiesa e all'umanità. Loro sono gli animatori del servizio e l'atteggiamento del servizio che li contraddistingue deve essere anche ciò che deve animare tutto con il nostro atteggiamento nei confronti di coloro che soffrono a causa di questa epidemia. Ed iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo, fratelli e sorelle, i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie. Pater omnipotens.
filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe peccatione nostra. Qui sedes ad dexteram patri, miserere nobis. Quoni antus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Padre, Tu hai voluto che il Tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della Sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto: di fare la Tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La Tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ho
annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Parola di Dio. Grazie a Dio. Gloria e lode a te, o Cristo, parola vivente del Padre. Gloria e lode a te, o Cristo, parola vivente del Padre. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria e lode a te, o Cristo. Parola vivente del Padre. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa
un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Pressati dall'angoscia di questi giorni, siamo qui in questa festa per trarre da essa una luce per un giudizio e un orientamento. La sostanza di ciò che oggi noi celebriamo è il dono di una vita, la vita del Figlio di Dio fatto uomo, una vita che viene donata a tutta l'umanità. Dice l'angelo a Maria: concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Quel bambino, il cui corpo comincia a intessersi nel grembo di Maria, sarà colui che sulla croce si confronterà attraverso quel medesimo corpo con la morte e in forza del dono di sé sconfiggerà la morte e risorgerà a vita nuova. Molti ci chiedono in questi giorni che cosa possiamo dire, la Chiesa cosa può dire a questi giorni così faticosi. E la nostra risposta è questa: che alla storia umana non può mancare mai la fiducia, perché non è mancata la misericordia di un Dio che ha donato il proprio Figlio e non è mancato l'amore illimitato di questo Figlio che è stato capace di sconfiggere la morte. La morte non ci dovrebbe far paura, perché sappiamo di essere amati e salvati. Nella fede la morte è un passaggio verso l'eterno, e questi sono tempi in cui l'annuncio di ciò che ci attende al termine della vita e della storia, il linguaggio della tradizione cristiana diceva morte, giudizio, inferno, paradiso. Bene, questo deve risplendere ai nostri cuori per collocare la morte dei nostri fratelli non nel buio di una perdita, ma nell'orizzonte di un destino eterno di vita, dove, per la misericordia di Dio, potremo ritrovarci insieme. Sapersi amati e salvati, non gettati dal caso nel vortice dei giorni. Saper questo significa essere in grado di sostenere comportamenti umani ricchi di responsabilità e solidarietà, come ci ha chiesto oggi e come tanti in questi giorni, specialmente in campo sanitario, ci stanno mostrando in modo encomiabile. Questo ci permette di far tesoro di un sentimento sbocciato nel cuore degli animi più avvertiti di fronte all'esperienza della precarietà, quello che nulla si può dare per scontato, tutto si può perdere in pochi giorni, ma tutto allora è un dono. Risvegliarsi al mattino, incontrare i propri cari, spendersi in un lavoro, accorgersi degli altri attorno a noi, accogliere un sorriso. Tutto questo è un dono. Ma se questo è un dono, quale ne è la sorgente? Ecco, rispondere a questa domanda sarà essenziale per oggi, ma soprattutto per il dopo. A illuminare questi atteggiamenti è la giovane Maria. Noi la contempliamo qui di fronte a noi. Ella risponde alla chiamata che le viene fatta e, messo da parte ogni suo proprio progetto, si pone al servizio dell'umanità. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E se il servizio nel personale sanitario si fa carico della cura diretta del malato, con gesti che giungono all'eroismo e che meritano riconoscimento,
gratitudine, ciascuno di noi ha un servizio da rendere ai fratelli, quello di assumere comportamenti responsabili che ostacolino il diffondersi del virus. Le decisioni dei vescovi e le richieste dello Stato si sono ispirate proprio a questo senso di responsabilità. Sarebbe stato grave assumere orientamenti che avrebbero messo a rischio la vita, soprattutto dei più fragili. La vita cristiana non si è interrotta in questi giorni, perché il rendimento di grazie a Dio è continuato e continua ogni giorno nella Santa Messa celebrata sugli altari delle nostre diocesi e di tutta la regione e di tutta Italia, celebrata pure privatamente dai sacerdoti. La parola di Dio ha continuato e continua ad essere proclamata e meditata tra noi, anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione. Lo stiamo facendo anche in questo momento. Ciascuno è stato richiamato a riscoprire la forza della preghiera personale e familiare. Un segno di chiesa vicina sono le nostre chiese aperte, il suono delle campane a chiamarci alla preghiera. Tutte le campane l'hanno fatta questo mezzogiorno per unirci al Papa, lo rifaremo nei prossimi giorni. Una benedizione data ai nostri morti, anche se non è stato possibile accompagnarli in questo momento con il rito della messa e le esequie. La carità, infine, che non è mai mancata, anzi si è rafforzata verso i più deboli. E poi la disponibilità dei sacerdoti a venire incontro ai fedeli di persona o con la comunicazione telefonica e mediatica. La vita cristiana continua. Soprattutto viviamo nella certezza che Dio ha continuato a donarci la sua grazia in modi a Lui conosciuti, ma non meno efficaci per la nostra salvezza. Un solo esempio. La grazia del perdono dei peccati non è scomparsa, ce lo ha ricordato Papa Francesco, richiamando il Catechismo della Chiesa Cattolica. Perché? Perché un pentimento profondo, sincero, di fronte all'amore di Dio, in attesa della confessione personale, quando questo non è possibile farlo ora, questo pentimento sincero è già sorgente di riconciliazione e perdono dei peccati. Di tutti i peccati. Certo, è viva in noi l'aspirazione a poter tornare quanto prima a dare a tutto questo anche un volto visibile di comunità, una comunione non solo dei cuori, ma anche dei corpi. Vorrei però anche invitare tutti noi a pensare questo digiuno eucaristico come un'opportunità per radicare dentro di noi una sete più ardente dell'Eucaristia. Un invito pressante a riscoprire il culto spirituale nella vita trasformata dalla fede, secondo l'invito dell'Apostolo Paolo, così che le nostre assemblee domenicali di domani non siano semplicemente una riedizione di quelle di ieri. Lasciatemelo dire, troppo spesso povere di numeri, di splendore celebrativo, soprattutto di legame con l'esistenza quotidiana. E la prospettiva di un domani che deve essere diverso dal passato, oggi si impone con forza. Niente potrà e dovrà tornare come prima. E non lo potrà essere perché saranno profondi segni che la pandemia lascerà nell'economia, nella vita sociale, nella politica, nei rapporti tra i popoli, nei comportamenti individuali. Ma è bene fin d'ora chiederci verso quale direzione orientare il cambiamento. Tutto cambierà, ma verso dove? Rafforzare le chiusure? Garantirci contro gli altri? Rinsaldare le sicurezze di pochi, lasciando al loro destino i deboli? Cancellare l'esperienza del limite che ci ha saliti in questi giorni per tornare ai sogni prometeici di un'umanità che non risponde a nessun valore perché ubriacata dalla propria volontà di potenza?
Ci piace pensare che si possa superare invece un modello di vita incentrato sull'individualismo, sullo sfruttamento indiscriminato del pianeta, sulle sole logiche del profitto e del consumo, per mettere al centro ciò che è davvero essenziale e proiettarci verso gli orizzonti della solidarietà, della responsabilità, del dono. Da questo altare della Vergine Annunziata, così cara al cuore di tutti i fiorentini, ma anche di tutti i toscani, voglio esprimere un auspicio: che il cuore degli uomini e delle donne di domani, della società che dovremo ricostruire dopo la tempesta, questi nostri cuori assomiglino sempre più al cuore di Gesù e a quello di Maria. Nella sua incarnazione il Figlio di Dio dà compimento alla volontà del Padre, ce lo ha ricordato la lettera agli Ebrei. Gesù è guidato da un'amorevole volontà di dono, nella totale gratuità. Il corpo di Gesù che Maria darà alla luce sarà lo strumento di un dono di sé che, lo abbiamo detto, giungerà fino alla croce. Una scelta, questa di Gesù, che contrasta al fondo le logiche di calcolo utilitaristico, di ricerca di dominio che prevalgono nel nostro mondo, nell'agire sociale, mentre gli uomini seguono gli impulsi della brama di autonomia e di affermazione di sé, Gesù invece si muove guidato dall'ubbidienza, cerca l'umiltà, si presenta al mondo come un piccolo essere umano che si lascia accogliere dal grembo di una donna, un minuscolo seme di grano che accetta di essere sepolto nella terra per rinascere come vita nuova, colma di frutti di vita per tutti. Un'offerta di sé nell'obbedienza è anche l'esistenza della Vergine Maria. L'angelo Gabriele invita la giovane fanciulla di Nazareth a rallegrarsi per la presenza di Dio nella sua vita. Rallegrati, gli dice, piena di grazia. Il Signore è con te. La presenza di Dio nella vita di Maria è un dono di grazia, ma è anche una presenza esigente. Le chiede di consegnare la sua vita a un disegno di misericordia che abbraccia l'intera umanità. E Maria si offre a questo disegno, si dona come strumento di edificazione di quel corpo umano di cui il Figlio di Dio ha bisogno per farsi come noi e quindi vivere per noi. Nel dono di sé da parte di Maria è data a noi la certezza che la nostra umanità viene aperta a Dio una strada ed è offerta a noi un modello incomparabile, ma degno di fiducia per la nostra esistenza. La Vergine Annunziata ci dice che la radice della nostra verità e del nostro essere sta nell'essere protesi verso gli altri, in un disegno di dono. Chi diventa consapevole che è destinatario di un dono che fa nuova la vita, come accade a Maria, non può che farsi dono agli altri, come fa Maria. È la radice di una convivenza umana in cui nessuno si sottrae al farsi carico dell'altro e traduce questo in rapporti personali, in forme di vita sociale, in sistemi economici nuovi, in strutture civili che creano comunione. E la Chiesa è già pronta a fare la sua parte.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Affidiamo alla Vergine Annunziata le speranze e le attese della Chiesa. Maria, Madre del Salvatore e Madre nostra, interceda per noi presso suo Figlio, affinché possiamo sperimentare la grazia della salvezza. Preghiamo insieme dicendo: per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché anche in questo tempo di prova sappia annunciare a tutti la presenza di Dio e la grazia che viene dalla sua salvezza, preghiamo. Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per le autorità pubbliche e quanti hanno incarichi di responsabilità, perché sappiano operare le scelte migliori per la tutela del bene comune, preghiamo. Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e tutti i volontari, perché sostenuti dalla grazia del Signore, continuino a stare accanto ad ogni sofferente, preghiamo. Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per i malati, gli infermi, quanti sono nel bisogno, perché possano sperimentare la forza consolante dello Spirito Santo e la vicinanza dei fratelli, preghiamo. Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per le vittime del coronavirus e di ogni altra patologia, perché siano accolti nella vita eterna dall'abbraccio misericordioso del Padre, preghiamo. Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per le comunità cristiane in sofferenza per la mancanza dell'Eucaristia, perché possano vivere una comunione spirituale e piena con il Signore, preghiamo. Per l'intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Dio, principio e fine di tutte le cose, accogli con bontà le suppliche che ti innalziamo per intercessione della Vergine Annunziata. Conceda all'umanità salute, pace e salvezza e fa che ti serviamo con gioia tutti i giorni della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. All'annunzio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova, che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus, 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 Dominus Deus Sanctus.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della sua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i sette santi fondatori dei servi di Maria e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, tuo servo e nostro Papa Francesco, me, indegno tuo servo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Possiamo unirci in comunione spirituale a questa celebrazione con la preghiera della comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Subtuum presidium confugimus, Santa Dei Generis, nostras deprecatione, ne desficia si necessitatibus, sed a periculis Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo giunti al termine della celebrazione e prima di recitare, come sempre tradizione, di fronte all'immagine qui venerata, l'Angelus, e ricevere infine la benedizione conclusiva, vogliamo rinnovare questo atto di affidamento alla Vergine Annunziata che abbiamo pronunziato qui sabato scorso, sabato l'altro. È un atto di affidamento che, come ogni preghiera, si lega alla preghiera di Gesù e quindi al Padre Nostro, che oggi abbiamo recitato su invito del Santo Padre a mezzogiorno. Il Santo Padre poi ci convoca ulteriormente dopodomani alle 18 per condividere con Lui un momento di ascolto della parola di Dio e adorazione dell'Eucaristia. Ricordo anche che questa sera alle 21 TV2000 trasmetterà un rosario a cui ci potremo unire dalle nostre case. Chi crede sa che non c'è un dono più grande da fare ai fratelli che la preghiera, perché la preghiera anzitutto significa riconoscere che abbiamo un padre a cui rivolgersi che può tutto, davvero tutto, ma rivolgendoci all'unico padre ci costringe, per così dire, a riconoscerci fratelli e quindi pronti a prenderci cura gli uni degli altri. Questi sentimenti sono in noi mentre ci affidiamo alla Vergine Annunziata. O Vergine Annunziata, che hai accolto con fede la parola dell'Altissimo e per opera dello Spirito Santo hai concepito il Verbo della vita, rivolgi a noi il tuo sguardo e ascolta la nostra preghiera. A te, salute degli infermi, aiuto dei cristiani, portiamo le preghiere e le invocazioni di tutta l'umanità in questo tempo di prova. A te affidiamo, in modo particolare, Firenze, le città, i borghi e i paesi del suo territorio e tutte le terre di Toscana.
mentre sperimentiamo ancora una volta la nostra umana fragilità. Accogli nel tuo abbraccio materno quanti muoiono a causa del morbo che si diffonde con tanta violenza. Accompagnali fino al Padre. Consoli i malati, i sofferenti, gli infermi, tutti coloro che sono nella prova, custodendoli con la grazia del tuo Figlio e il balsamo del tuo amore. Assisti i medici e tutti gli operatori sanitari, per tuo dono siano immagine viva del Cristo, vero buon samaritano della storia, che anche oggi si china su quanti sono nel dolore. Illumina le autorità pubbliche con la grazia dello Spirito Santo, perché compiano in ogni situazione le scelte più giuste per il bene comune. Sostieni le nostre comunità cristiane smarrite e sofferenti per non avere il dono di celebrare insieme l'Eucaristia. Alimentate dalla preghiera personale, possano adorare il Padre in spirito e verità. Custodisci tutti noi sotto il manto della tua protezione. Benedici ogni desiderio di bene. Accompagna e sostieni i nostri passi, ravvivando in noi fede, speranza e carità. O Vergine Annunziata, immagine e modello della Chiesa, veglia sul nostro cammino verso la pienezza della vita che riceveremo dall'incontro pasquale con il Risorto. Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco la serva del Signore. La tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Verbo si fece carne. Venga in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci ha rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Madre di Dio fra gli angeli, festanti in ciel regina, col suo più ardente palpito Firenze a te si inchina. Con il canto alla Vergine Maria si conclude questa celebrazione presieduta dall'Arcivescovo di Firenze, il Cardinale Giuseppe Betori, nella solennità dell'Annunciazione. Volevo ricordare un passaggio con cui ha aperto l'omelia il Cardinale, che penso che sia appunto un messaggio per tutti noi in questo momento. A chi chiede quale sia il messaggio che la Chiesa dovrà trasmettere a questi nostri giorni, dobbiamo poter rispondere che alla storia umana non mancherà mai la fiducia misericordiosa di un Dio che dona il proprio Figlio e l'amore illimitato di questo Figlio, capace di sconfiggere la morte. E questo ci apprestiamo anche a vivere, Don Roberto, con la Pasqua che si avvicina. Esatto, siamo in vista di questo momento dell'anno liturgico in cui come comunità cristiana celebriamo il mistero della morte e della risurrezione di Gesù, che è un po' il nucleo di tutto l'annuncio evangelico. Nell'amore misericordioso del Padre che ci viene incontro con suo Figlio Gesù, contempliamo proprio sulla croce questa pienezza di dono che riesce a essere proprio colui che riesce a sconfiggere la morte. È l'amore supremo che davvero si dona all'umanità attraverso il sacrificio di sé, accusato ingiustamente sulla croce, e proprio attraverso questo dono apre le porte dell'eternità a tutti coloro che credono nel Figlio di Dio. E allora come comunità cristiana, anche in questo tempo particolarmente di prova, di sofferenza, ci apprestiamo a celebrare in maniera particolare, sicuramente, questo grande mistero dell'amore di Dio per la salvezza di tutta l'umanità. E concludiamo appunto affidando, come ha fatto il Cardinale, la preghiera di tutti noi per chi sta soffrendo in questo momento, per chi si sta prodigando per le persone che soffrono, e con questo davvero affidando la nostra preghiera a Maria chiudiamo questa celebrazione dalla Basilica della Santissima Annunziata di Firenze. A tutti un augurio di una buona serata.